Riprendiamo. Se c'è qualcuno che è senza schema, neociclostilati ancora, sono qui fuori, quindi uno può alzarsi e andare fuori tranquillamente, se lo prende, perché tanto qui non siamo a scuola. Siamo un gruppo di amici che conversa e basta. Se voi notate, questo nostro incontro non è propagandato da nessuna parte. È una cosa che facciamo tra di noi, perché legati da interessi diversi, ma anche così da una conoscenza reciproca, e basta. Chiunque viene è semplicemente benvenuto e graditissimo, ma noi non facciamo pubblicità. Abbiamo incominciato in quattro carciofini. E adesso... Dunque, vediamo cosa è successo ad Abramo. Dopo tali fatti, quali fatti? Dio ha detto ad Abramo, vuoi essere mio amico? L'altro gli dice, sì, non mi sta male essere tuo amico. Fine. Dopo questi fatti, fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore. Intanto non temere. Vi è chiaro? Noi invece abbiamo la paura. Invece no, non temere, Abramo. Io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande. Per che cosa? Abramo non ha fatto niente. Dio gli ha semplicemente detto, vuoi essere mio amico? Sì, chiuso. Questa è l'alleanza unilaterale donativa. Rispose Abramo, Signore Dio, che cosa mi darai? Mica gli ha detto, per amor di Dio non voglio niente. Classica della cultura moderna. Quello è ebreo. Signore, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, quindi uno che noi chiameremo siriano, non ebreo. Soggiunse Abramo, ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco gli fu rivolta questa parola del Signore. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà tuo erede. Mi volete dire quanta teologia trascendentale c'è qui? Dio, Trinità, angeli, inferno, paradiso, purgatorio. Cosa c'è qui? Un figlio. Concreto. Esperienza di vita. Storia. Poi lo condusse fuori e gli disse... Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E aggiunse, tale sarà la tua discendenza. Da senza figli a una discendenza che non si può contare. C'è qualche ragionamento filosofico? Uno uguale a tre? C'è solo esperienza. Non c'è altro. L'origine della nostra fede è questa, eh? Abramo, padre delle tre religioni, ebraica, cristiana e musulmana. Eccola qua. Questa è l'esperienza.
da cui nasce la fede. Risposta. Guardate che questa frase è grande come l'universo. Egli credette al Signore. Capite che non sta facendo un atto di fede sullo spiritualismo. Sta facendo un atto di fede sulla promessa di dargli un figlio. E questa fede che Abramo ha, il Padre Eterno gliela spalma su tutta la vita. È come se fosse stato giusto tutta la vita. Questo è un gesto, è un atto, è un frammento di esistenza di Abramo. Abramo dice ti credo. Quanto dura l'espressione ti credo? 5 decimi di secondo. Quel frammentino lì, Dio glielo accredita come giustizia, cioè è una cosa che ti fa santo, solo che gliela allarga, questa santità, su tutta la vita. Perché la parola giustizia e la parola accreditare si fa sulla vita, non sul frammento dell'esistenza. Se noi andiamo a vedere Abramo chi è un disgraziato, imbroglia, mente, uccide, è senza cuore, caccia via Agar, Ismaele. E Dio dice, questo gesto solo, piccolo, rende la tua vita tutta intera davanti ai miei occhi con il valore della santità, potenza di quel gesto. Che è al di sopra di qualunque gesto sbagliato di Abramo. Questa è dottrina. Questa è dottrina. Ma questo è azione. La dottrina dice che valore ha questo dialogo? Che valore ha quel figlio che adesso Abramo sta aspettando? Che valore ha questo valore? E quindi di conseguenza quest'altro. Perché io tutta la vita, poi l'ultimo momento, sbaglio e rovino tutto. E dice, ma proprio questa è la libertà, perché chi si converte e questo è un discorso per me. Andiamoci piano. E immagino, perché ragionando così sarebbe un grosso guaio, se Dio fosse così come dice lei, io mi disnoto dalla Chiesa Cattolica. Il nostro amico in sintesi cosa ha detto? Ha detto io mi comporto bene tutta la vita, all'ultimo tiro uno striscio da buon friulano, anche se lui è siciliano non importa, tira giù un porco, rovina tutto. Questo è ciò che ci è stato insegnato. Se muori in peccato mortale, tu non sei in grazia di Dio, tu in paradiso non ci vai. Ed è vero. Questa è una dottrina vera. Ma il problema è se tu muori in peccato mortale. Questo è il problema. Noi, essendo figli della ideologia, pensiamo che il peccato mortale sia l'atto materiale, fuori dalla mia pelle. Quello è il peccato e io l'ho fatto. Il peccato è qui. Non è qui. E Gesù ce l'ha fatto capire. Se tu guardi una donna per desiderarla,
hai già fatto il peccato, anche se non la tocchi. Allora, il peccato è in ciò che facciamo o è qui? Domanda. Vi ripeto, Gesù dice, se tu guardi una donna per desiderarla, hai peccato. Il peccato è nell'andare a letto con la donna o è già prima? Il peccato, prima di essere fatto, è pensato. Quello è già peccato. Vedere un bell'uomo, donne, e dire quanto mi piace, non è un peccato. Guardare una donna e dire mi piace non è peccato. Analizzate le parole di Gesù. Guardare, ma questo sguardo non è finalizzato all'apprezzamento. È finalizzato a qualcos'altro. Non è lo sguardo che è peccato, è qualcos'altro che è peccato. Don Renato, ho visto una donna nuda. E allora? Non c'è niente. Siamo noi, il Padre Eterno ci ha fatti così. Non è il vedere un uomo nudo, la donna nuda, il peccato, è il dopo. Torniamo però al problema. Io sono capace di concepire un male così grande, che sia equivalente alla scelta di diventare ateo contro Dio? Perché il peccato mortale è questo, eh? Teoricamente tutto è possibile, ma di fatto, in una persona che ha sempre vissuto la sua vita con l'impegno di testimoniare la fede di Cristo, è capace di fare una cosa del genere? Perché il momento di debolezza si chiama debolezza e la debolezza abbassa la libertà. E quando manca la pienezza di quei due elementi che dipendono dall'uomo, non c'è il peccato. Quindi capite che ci vuole una cattiveria infinita. La Chiesa l'ha sempre insegnato, materia grave, ok, piena avvertenza, non basta l'avvertenza. E quando la Chiesa su queste cose qua ti piazza l'aggettivo, guardalo bene quell'aggettivo. Quindi non basta la consapevolezza, occorre una piena consapevolezza. Non basta un consenso. Occorre che sia un consenso deliberato. Quando ero molto più giovane, andavo ai consigli comunali di Cordenons, mio paese. Gesù mio! Cominciavano alle 8 di sera prima di fare una delibera. Dovevamo aspettare alle 3 del mattino, alle 4 del mattino per vedere la delibera. Discussioni a non finire. Capite cosa vuol dire deliberato consenso? Ora, una persona che vive tutta la vita bene, riesce a fare una scelta di quel tipo? Oppure quell'azione ha delle caratteristiche che non rispondono alla pienezza di questi due elementi? I teologi moralisti se lo sono posto tante volte, il quesito.
e hanno formulato un criterio che io ve lo annuncio ma non ve lo spiego, perché dovremmo fare una giornata intera. Se nella vita di una persona, la persona, perché non c'è altro giudice, la persona fa esperienza, quindi non se lo immagina, torniamo alla mentalità biblica, fa esperienza di aver compiuto la scelta, loro sono nobili, i moralisti la chiamano opzione, di aver fatto la scelta radicale, per quanto dipende dalla nostra capacità e libertà, di stare dalla parte di Dio, dicitura tecnica, opzione fondamentale. Se questa persona è sincera, ma non a livello di puro pensiero, a livello di esame della sua esperienza di vita, di aver fatto l'opzione fondamentale dalla parte di Dio, è impossibile che commetta quel peccato. Anche se materialmente può sembrare di sì. Resta salva la libertà della persona, perché la persona può rifiutare Dio in qualunque momento, anche all'ultimo momento, ma la domanda è, quel gesto fatto da quella persona, dove la materia è grave, ha comportato per quella persona la scelta così radicale di rifiutare la fede e di rifiutare Dio stesso? Perché se la risposta è sì, allora cadiamo in maniera perfetta nel principio: chi non è in grazia di Dio e muore, paradiso se lo sogna. Giusto. Ma questo è una spiegazione artificiale da manuale, perché poi nella vita una persona che vive tutta la vita in un certo modo e si ritrova tra le mani quell'azione che è negativa, per davvero qui c'è stata la scelta radicale che nega tutto ciò che è stato? Non vado oltre, perché non è questo il mio compito. Prego. Parola di Dio in parola umana. Sì. Lì la volta scorsa ho citato la Gica Ascendi. Sì. Una contro coloro che vogliono paragonare o interpretare la rivelazione come se fosse una poesia, come se fosse verso gli altri popoli. Esatto. E parola di Dio in parola per gli ebrei. E per i greci, per gli altri popoli, per gli indiani, per esempio, che hanno alle volte una spiritualità o una concezione del divino che non è quella cristiana, non è quella ebraica, però è vicina praticamente. Sì. Noi non dobbiamo, se pensiamo da cristiani, non dico se pensiamo da dogmatici, perché allora il pensiero dogmatico dice fin qui c'è cristianesimo, da qua in là c'è induismo. Mi spiego? Ma questo è il pensiero del sistema ideologico, che è necessario, perché noi dobbiamo avere la chiarezza. Ma quando oltrepassiamo questo modo di pensare ed entriamo nella logica della Bibbia, la logica della Bibbia non ragiona così. Il cristiano si chiede quante schegge di Vangelo sono presenti nella fede del mio amico indiano. E se uno conosce bene l'induismo, si accorge che c'è parecchio Vangelo in quello che i Bhagavad Gita dicono, in quello che i Rig Veda dicono. E lì dove c'è il Vangelo, c'è la presenza salvifica di Gesù Cristo. Allora, posso io considerarlo a livello di fede cristiana?
non di chiarezza teologica, quella è un'altra cosa. Ma a livello dunque di rapporto, posso considerarlo estraneo alla mia fede? Quando una parte della mia fede fa già parte di lui, perché nella sua religione c'è già una parte della mia fede, la posso considerare estraneo alla mia fede? Posso considerare quei libri estranei alla scrittura? Quando parte della scrittura è già dentro lì? E assumo un altro atteggiamento. Allora, se io facessi parte di una commissione teologica e dovessi discutere con una commissione paritetica di tipo induista, è chiaro che loro sono un'altra religione diversa da quella cristiana. E quando discuteremo sul sistema di pensiero, metteremo in luce come il sistema di pensiero non riescono a collimare. Ma quando io parlo a livello di fede, non di sistema di pensiero, io posso dire alla commissione indiana: guardate che quel brano dei Rig Veda c'è già nel libro della Sapienza. Guardate che questo brano della Bhagavad Gita è già presente, che so io, nel libro del Siracide. E quindi parte della mia fede ce l'avete anche voi. Come voi dovete riconoscere in noi parte della vostra fede. E allora il dialogo diventa diverso, perché si va alle fonti. Non si lavora sul sistema che viene adoperato dalla religione per trasmettere la fede in quell'epoca storica e in quell'ambito geografico. Perché questo è il sistema di pensiero, che nella storia cambia. Se voi leggete Sant'Agostino, o conoscete Platone, o Agostino vi scappa come un'anguilla, non lo capite. Ma se leggete Tommaso d'Aquino, sono due santi della Chiesa Cattolica, se leggete Tommaso d'Aquino e non conoscete Aristotele, Tommaso, non lo capite? Sono due sistemi di pensiero diversi e tra di loro hanno circa 900 anni di differenza. Agostino viveva in Nord Africa, Tommaso viveva tra l'Italia e la Francia. Per questo all'inizio vi dicevo, non confondete mai quello che è la dottrina, che è una cosa necessaria, guai se manca, da quello che è la mentalità biblica. Io come biblista vi cerco di portare dentro a questa mentalità, senza che voi disprezziate o abbandoniate l'altra, ma tenendo da conto l'altra, la arricchiate, la rendete più ricca con quest'altra mentalità. Questa è la mia fatica. E se alla fine della mia vita io sarò riuscito a trasmettere ad un gruppo numeroso come questo, come quello della Casa dello Studente, come le persone che vengono ad altri incontri o che vengono alla Santa Eucaristia, riesco a trasmettere parte di questa mentalità biblica, me ne andrò felice. Perché il mio compito l'ho fatto. Cucù. Io quando vedo troppa serietà resto un po' impressionato. L'autore del Vecchio Testamento, come gli viene nel cervello questa serietà? Io non c'ero. Quest'anno tratteremo proprio questo problema. Come avviene il fatto della ispirazione? Perché il testo biblico è ispirato, tutto. Però stranamente, quando noi leggiamo la Bibbia, troviamo alcune cose
che sono trascendenti. Io e il Padre siamo una cosa sola. Meno male che ce l'hai detto, se no chi poteva saperlo?